La verità è che io questo libro non lo volevo scrivere, o almeno non volevo scriverlo così, ma mi spiego meglio. Mi sono resa conto che avevo iniziato a ragionare intorno all'Eneide ancora prima di ragionare intorno al greco antico. La mia domanda era semplicemente una sola, ovvero come mai io non abbia mai conosciuto nessuno che mi abbia detto il mio eroe è Enea, e in fondo, Virgilio alla mano, è Enea che fonda Roma e quindi l'Italia. Ci si aspetterebbe dunque di avere ad ogni via di Roma e dell'Italia intera un monumento dedicato all'eroe. Invece sta un po' antipatico a tutti. Si pensa che sia l'eroe un po' smidollato, l'uomo semplice, che arriva persino ad abbandonare di noi, tutta una serie di luoghi comuni che non mi avevano mai convinta. E così mi sono resa conto che in fondo l'Eneide non l'avevo mai capita. Mi è capitato poi di rileggerla durante il periodo del confinamento. Tutti insieme abbiamo sperimentato il crollo delle nostre certezze del prima e l'avvento di tutti i dubbi del dopo che stiamo vivendo adesso. E mi sono accorta allora, e aggiungo purtroppo, che l'Eneide non è un poema adatto ai tempi di pace. Quando le cose filano lisce è più che legittimo, anzi doveroso, per l'essere umano scegliere chi vuole essere dal catalogo onerico, scegliere quale avventure vuole vivere con Ulisse insieme alle sue donne, la potenza di Achille oppure l'affetto familiare di Ettore. Ma quando invece le cose non vanno per nulla bene, ecco l'urgenza di Enea. In fondo è stato così da sempre nella storia. Virgilio scriveva l'Eneide intanto il prima che crollava e la Repubblica di Roma che con Augusto si affacciava nell'impero. È stato lo stesso durante il Medioevo fino al Rinascimento e fino al 1800. E perché dunque l'Eneide? Perché solo un messaggio ha Enea da consegnarci, che il dolore è uno scandalo, che nessuno, se non costretto, vorrebbe essere eroe, ma che quando tutto in fiamme, al pari di Troia, l'unico modo per farcela è quello di non smettere, è quello di avere ben saldi i penati, ovvero la nostra cultura, e di condurla in salvo verso una nuova meta e verso una nuova patria, tutta da ricostruire, e di fronte ad ogni distruzione rispondere resistenza, e poi non smettere di ricostruire ancora e ancora, fino alla fine.